Buongiorno a tutte ragazze e benvenute nel mio primo vlog, direi di sì, è il primo. Allora, oggi è una mattinata abbastanza difficile per me. Sono tornata ieri da 5 giorni molto intensi di lavoro e è Natale tra 2 giorni, non ho assolutamente fatto nulla, quindi mi manca i regali. Mi manca di comprare il cibo per il 25 e devo fare tutte le lavatrici, una l'ho appena messa dentro, quindi per ora questo è fatto. Devo farmi la doccia, l'ho fatta e poi devo uscire. A Londra fa freddo, so che anche in tutto il resto del mondo fa freddo, però qui fa veramente tanto freddo e in più piove e io devo uscire e la mia faccia è orribile stamattina. Che fatica. Mi sono fatta un caffè e un pochino mi sono ripresa, però sì, non ho proprio voglia di uscire stamattina, però devo assolutamente fare queste cose e mi preoccupa il fatto perché oggi è Christmas comes early, che vuol dire che ci stanno già iniziando i saldi qui, quindi ci sarà un sacco di gente in giro, veramente pieno. Devo cambiarmi, devo vestirmi, devo... Capito? E poi devo uscire. Ok, capelli fatti, che non sono neanche male, vi dirò. Di solito dopo che li ho asciugati fanno un po' schifo. Quindi devo vestirmi, assolutamente, sono già le 11:30 e facendo conto che mi sono svegliata alle 7:30 e mi sono alzata dal letto alle 8:15, sono molto in ritardo. E quindi adesso mi vesto, ho fame, non sono neanche riuscita a far colazione, cioè non è che non sono riuscita, è che qualcuno non mi ha lasciato niente a casa e quindi non avevo niente da mangiare, però vabbè, prenderò qualcosa fuori, una buona scusa per andare da Starbucks, buonissima scusa. E niente, adesso mi trucco e mi vesto e lo faccio, giuro. Allora, outfit del giorno: ciabatte. No, allora, jeans di H&M, questi sono meravigliosi, li adoro, ce li ho così, ce li ho anche strappati, costavano tipo 20 pound, sì, e sono quelli proprio jeans, non sono jeggings, non sono nient'altro, jeans. Poi ho il maglione di Zara, rosso, che avrete già visto, non si vede niente, ah, ok, maglione di Zara, preso l'anno scorso, e poi niente, le ciabatte. No, non è vero. E poi dopo metterò gli stivaletti per la pioggia perché sta diluviando. Quindi, sì. Questo è quanto. Se devo essere sincera, non c'ho assolutamente voglia di truccarmi. Anche perché la mia pelle, dopo che sono stata via, si sta ribellando. Perché non avevo le cose giuste per struccarmi. Cioè, no, ce le avevo, però... non avevo la mia spazzolina e quindi fa un po' schifo, quindi ci trucchiamo poco, in poche parole. Ok, make up fatto, praticamente non ho messo assolutamente niente, quindi BB cream e, perché ho tutti questi brufoletti qua che mi sono venuti e quindi non voglio mettere niente di pesante. E poi sopracciglia, mascara e terra. Basta. Sembra un po' morta perché io con il mio colore di pelle, che sono una finta bionda, perché alla fine d'estate divento molto scura e d'inverno però divento grigina, tipo verdina. È orribile. Quindi sì, questo è quanto. E questo è il mio trucco. Capelli li lascerò assolutamente così perché non voglio di farci niente, anche perché probabilmente avrò un cappello in testa visto che si muore di freddo. Allora, outfit
terminato. Quindi ho maglione di Zara, pardon, maglione di Zara, jeans H&M e questa giacca meravigliosa, giacca no, cappotto meraviglioso che ho comprato da Zara per come regalo di compleanno. E ha tutte queste rose anche dietro, se non mi sbaglio, sì, anche dietro, e con i bottoni d'oro. E poi come scarpe stivaletto da pioggia. E poi, no, la sciarpa direi che non ci vuole, perché già è collo alto. E i capelli, ovviamente, alla fine della fiera, dopo averli lavati e aver fatto tutto, sono raccolti. I dilemmi. Dilemma? Dilemmi? Dilemmi? Non lo so. Devo uscire. Ciao. Ecco. Tristezza più assoluta. Comunque non fa troppo freddo. No, sta iniziando a piovere. Benissimo. Non si sente niente per il vento. Però sì, siamo in centro, adesso stiamo andando da Liberty a cercare un po' di regali. Come prima cosa, Starbucks. Allora, siamo a Carnaby Street, shopping da Liberty fallito clamorosamente. E andiamo a vedere cosa c'è. Allora, siamo a Oxford, adesso entriamo da Topshop a cercare qualcosa di decente. Riuscite a vedere la quantità di gente che c'è. Adesso mi fermo un secondo e vi aggiorno. Allora, sono riuscita ad andare da Topshop e ho trovato un po' di roba che ovviamente ho comprato e poi adesso andiamo da Zara. Che anche lì dovrebbero esserci un paio di cose che voglio prendere. E tra l'altro da Topshop, vabbè, non riesco a farlo vedere, però mi hanno regalato un donut. Perché quando spendi 20, più di tot, ti regalano un donut al Ferrero Rocher. Già sei. Andiamo da Zara adesso. Thank you.
gente diventa pazza. Stiamo tutti facendo l'ultimo Christmas shopping e c'è da impazzire. Non si riesce a camminare. Infatti adesso, giusto perché mi voglio fare del male, vado alla Primark a cercare un po' di cose per la casa e poi si torna a casa. Allora, è stato molto faticoso, soprattutto il rientro. Ho finito tutto. Non sono riuscita a fare la spesa del cibo perché ovviamente con tutta questa roba qua non è che puoi fare più di tanto. Però sono stata molto brava, perché per il resto delle cose le ho prese tutte. Adesso devo solo impacchettare tutto e metterlo sotto all'albero con le altre cose. Però prima volevo farvi vedere un paio di cose che... una cosa che mi piace molto. Allora, oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, sono stata anche dove lavoro io, da Liberty, per tentare di prendere delle cose. E quando sono arrivata al counter dove lavoro io, mi hanno fatto un regalo, che poi hanno fatto tutti quelli che lavorano lì, però penso che sia veramente bello, e quindi volevo farvelo vedere. E questa è direttamente da Trish e ci ha regalato scatolina minuscola, ci ha regalato questi orecchini meravigliosi fatti così. Non metterà mai a fuoco, vabbè, comunque non lo mette a fuoco. Però sono questi orecchini che hanno la perla piccolina da mettere davanti e hanno un'altra pallina piena di perle ed oro, che penso che siano bellissimi. E basta, volevo solo farvi vedere questo, cioè non era niente di emozionante, però pensavo fosse carino da farvi vedere. Ah, e poi vabbè, mi hanno dato il nuovo olio di sempre di Trish, che questo voglio assolutamente provare. O forse lo regalo a mia mamma. Vabbè, forse lo provo e poi glielo regalo. E basta. Quindi io adesso impacchetto tutti i miei regali, tra l'altro con questa carta da regalo meravigliosa che ho comprato. E basta. E poi questa serata finirà, finalmente. E ci prepariamo domani a ricominciare tutto da capo. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi siate divertiti a vedere un po' questa frenetica Londra e non succederà mai più che io faccia una cosa del genere, perché veramente è infattibile. Non so come le altre persone facciano a fare i vlog andando in giro in queste situazioni, ma su dalla metro, giù dalla metro, su dal bus, giù dal bus, dentro i negozi, fuori dai negozi, a un certo punto non trovavo più la macchina fotografica e volevo morire, in realtà era dentro una borsa. Quindi spero vi sia piaciuto, perché è l'ultimo, no, magari no, però insomma. Quindi ragazze, mettete un like a questo video e iscrivetevi al canale, assolutamente iscrivetevi al canale. E prossimamente ci saranno altri video, voi fatemi sapere un pochino cosa ne pensate e cosa volete che io faccia nei prossimi e basta. Un bacio, buon Natale a tutte voi e ci rivediamo alla prossima. Ciao.